Ragazzi, Dopa ha cambiato look? Ha cambiato occhiali per caso? Non è più lo stesso, sembra diverso. Allora, vediamo un pochettino rune. Classiche Phase Rush, Mana Flow Ban, Transcendent Scorch, Biscottino, Pozione Extra, Attack Speed, AD, MR o Armor a seconda del matchup. Quello l'ho visto contro chi è di matchup con Orianna. Minchia, si può fare, mondo, volentieri. Chi è questo non lo conosco. Speedmaster è uno dei migliori giocatori al mondo. Ma non ti saprei dire se è il miglior giocatore al mondo. Da Faker è stato riconosciuto come il miglior giocatore al mondo, anche migliore di lui. Permabannato dalle competizioni per Elo Boosting all'epoca in Corea. Gioca sia su in Corea, quando non lo bannano, o sul super server cinese. Più volte ha raggiunto il rank 1 Cina, Corea. È una belva a livello meccanico e di macro. Non è un giocatore di quelli che gioca Akali, Rally, eccetera, super flashy, ma è uno tra i migliori TF al mondo, Orianna al mondo, Viktor al mondo. È veramente bello da vedere. Cioè, anche perché io non ho mai visto Dopa con Zed, Qiyan, perché non li gioca. Oh,앞에 판은 Bella잊어주세요인데. Tsuke. Oh, auguri a tuo padre, Tsuke. Allora, qua sta contro Ekko. Vediamo un pochettino come gestisce il matchup. In teoria Ekko soffre i primi livelli, quindi immagino voglia giocare aggressivo e cercare di pushare barra colpirlo con la palla da lontano. Già il positioning della palla tenuto lì in mezzo era per zona Ekko. Infatti appena l'ha tirata dietro, Ekko si è avvicinato per iniziare a sciogliere la lane. Non credo che i primi livelli Orianna possa fare molto contro Ekko se non tirargli un po' di autoattacco e un po' di danno, ma non dovrebbe essere un problema come per Ekko. Ekko all'inizio vuole semplicemente web clearare, arrivare a una itemizzazione che gli consente di sciogliere la wave con una sola Q, dopodiché andare a ruotare con due Q, dopodiché andare a ruotare e cercare kill e scaling. Orianna deve stare attenta al wave management perché non deve dare l'opportunità al jungler nemico ovviamente di gankarla, ma allo stesso tempo deve mettere un po' di pressione a questo Ekko, che altrimenti appena avrà un po' di oggetti o raggiungerà il livello 6 incomincerà a essere un pochettino opprimente contro Orianna. Dopa si è fatto qualche game in scena competitiva con prima di essere permabannato, si erano qualificati per gli LCK all'epoca, che erano chiamati comunque LCS, e infatti la sua squadra è quella che è diventata famosa per il game più veloce della storia perso, perché letteralmente quando lui fu bannato dalle competizioni e dovevano far giocare il sostituto, loro per ripicca decisero di trollare il game e farlo finire in 7 minuti, mi sembra, e furono anche multati, by the way. Però vabbè, queste sono storie passate del mondo di League. Chi scala meglio tra Orianna e Ekko? Dipende dalla situazione. Ekko ha molto più potenziale individuale di Orianna, ma in una buona team comp Orianna può fare molto più di Ekko. Però Ekko può devastare Orianna in 1v1 se lasciato giocare. Infatti questo Ekko al momento è come se Dopa avesse un countdown sulla testa per metterlo in difficoltà, per ucciderlo o mandarlo dietro di XP, livelli, oggetti, in modo da non venire ucciso dopo da Ekko. Primo gank giustamente di Kha'Zix per mettere pressione, ha sprecato tutto il suo mana, ma ricordatevi che è il biscotto. E molti giocatori al momento i biscotti li conservano fino all'ultimo secondo, perché nel momento in cui voi poppate il biscotto vi rigenera istantaneamente una parte della vita e del mana mancante. Quindi se avete praticamente zero mana, il vostro avversario dice: ah, ok, ha un biscotto ma non ha mana. In realtà ha un sacco di mana in quella maniera. Qua sta chiedendo perché mi sa che ecco, non si aspettava di riuscirlo a uccidere con così tanta facilità. Ecco, voleva tranquillamente regolare e tippare. Qua non credo che il possa aiutare particolarmente lì, sì, probabilmente lo aiuterà con la E. Ah, ok, W. Anche per fare un po' di danno e spostare la palla verso di lui. Buono. Non solo ho solo killato il mid laner nemico, ma anche aiutato il suo jungler mettendo di vantaggio. Questo è un ottimo recall TP. Probabilmente andrà per il pezzo del Luden Seco. Preferisce il mana rispetto al Tomo per il suo playstyle. Non so neanche se andrà in realtà goccia interna. Non credo che vada goccia perché rallenterebbe un sacco la build. Quindi penso che si accontenterà del pezzo del Luden Seco, quello che vi rigenera mana su livelli, eccetera. Buono sto trade di Ekko. Non credo sia stato tanto il problema la wave enorme, quanto il fatto proprio che il matchup Ekko-Orianna sia molto favorevole, ecco, nei trade corti. Orianna ha molta più gittata di Ekko, ma nel momento in cui Ekko riesce a saltarti addosso e proccare la passiva o utilizzare bene lo stun con lo scudo, tendi a perdere il duello. Deve sfruttare il vantaggio di distanza, e qua sta utilizzando benissimo il Phase Rush. Potrebbe pure flashare e fare Q, però l'avversario flasherebbe a sua volta. Ha tradato flash per flash, questa non è molto una giocata da Dopa, tradare flash per flash. Non si doveva guardare né Nemesis con Gazebee, ho detto al massimo di Nemesis si guarda Kyle, re dei gelati. Comunque ne vedremo due di gameplay, quindi probabilmente cercheremo pure uno dopo di Kayle mid di Nemesis. Ragazzi, allora, vi ricordate quando Chuck ha detto flash per flash non è molto worth, non è nello stile di Dopa? Allora, siamo a 5 minuti e 13, circa
13 secondi dopo, improvvisamente pensi: oh cazzo, ma quel flash adesso mi potrebbe essere utile, vero? Cioè, è per questo che non tradate mai, mai, con personaggi che non hanno repositioning flash per flash. Ecco alla E, alla R a livello 6 per riposizionarsi. Arianna non ha un cazzo, il flash di Arianna, anche se è lo stesso flash di Ecco, ha più valore. Se è così bene nel futuro, mi sei numeri a caso. Allora, non è vedere nel futuro, capo, è pensare. È più difficile gankare Ecco fuori posizione con Arianna fuori posizione grazie alla E, la W e la R. Quindi Arianna, il suo flash vale tantissimo. Perché uno gioca con la E, la giocano molti con Arianna con la Eri. La Eri in realtà la giochi quando giochi contro Yasuo, perché gli procchi facilmente la passiva e gliela fai sprecare. La maggior parte dei giocatori preferiscono comunque giocare col Phase Rush per avere mobility. Poi si è fermato un attimo a guardare la top, gli è costato metà vita purtroppo. Non dovrebbe essere un grosso problema a livello di gestione della wave, perché tanto può showare questa lane e recollare. La rotazione di Alistair è un po' un problemino. Non credo che... No, è morto. Ok, Ecco ha paura. Ecco non sa dove stanno gli avversari, per quello ha avuto paura di entrare in... Per un attimo è andato fuori posizione dopo. Per un attimo era morto. Poi non l'aveva mai colpito con la R l'avversario, non ha senso che abbia preso l'hitbox della R di Ecco. Ha preso un danno della Madonna che non era neanche nell'hitbox. League of Legends. E hitbox magici. Buono il positioning qua, rimane dietro. Un'altra QW, show all'intra wave. Minion. Alistar non la deve poter frizzare. Deve stare attento, non sa dove è. Ecco, Alistar la poteva frizzare un attimo. Ok, speed up per allontanarsi. Questa per esempio non l'avrei mai fatta, non avrei mai premuto la doppia così. Una cosa interessante. Chiaramente qua non andrà a tippare. Ecco, è uno dei migliori personaggi a showare, ovvero a pushare in fretta le wave. Quindi deve stare molto molto attento ai recall e tornare molto in fretta in lane. Infatti, come vedete, ecco, in tempo 2 secondi con una Q gli ha praticamente pushato la wave sotto la torre. Gli ha fatto perdere ben 3 CS di XP. Ragazzi, quello che stiamo facendo sono Mr. Chuck, sono uno streamer principalmente di LoL, un ex pro player e coach di LoL. Quello che stiamo facendo è vedendo il gameplay di uno dei migliori mid laner al mondo in questo momento, Dopa, che è famosissimo per il suo Victor Orianna ETF, dalla Corea, per vedere un pochettino quali sono i suoi segreti e carpirli. In questo caso si trova in un matchup contro Ecco. Matchup contro Ecco che, se lasciato giocare, ti massacra malissimo. Infatti deve stare molto attento a questi trade, anche se in vantaggio. Non può tirare veramente la R, ecco. Non può tirare veramente la R perché l'avversario l'avrebbe ultata. E bastava fare QW, l'avversario avrebbe probabilmente ultato lo stesso, perché non poteva rimanere a 50 e 75 di vita. Se l'avesse fatto, anche conservando la ulti, dopo sarebbe stato costretto ad andare in base. Credo che qua gli convenisse semplicemente conservare la R. Grazie per il follow, Bobby on Twitch, Juice999, Rica, il gatto annoiato, Vago, Sexy Pollo, Cristi, Pigi, Fabio. Beccatevi del pungiglione, ragazzi. Benvenuti. Il TF del one shot non è famoso quanto quello di Fierk, ragazzi. Chiaramente dopo. Non è famoso come il TF one shot di Fierik. Ha un playstyle un po' diverso. Grazie per il follow, tizio Ganger, benvenuto. Vediamo un pochettino se riesce a scappare qua, ma non credo proprio che si salverà da Kha'Zix. Il phase rush. Un po' di culo qui. Più che altro credo che la R adesso l'avrebbe aiutato di nuovo tanto. Per ora due scelte, sia il flash che la R l'avrei optato meglio io. Ed è strano perché lui è molto conservativo come giocatore. Tende a non sprecare mai le summon. Continua a fare avanti e indietro con la pozione per guadagnare 24 HP extra. Carino sto trucchetto con la pozione, ragazzi, non l'avevo mai pensato. Effettivamente, se voi uscite dalla fontana per un secondo e avete la runa della fiaschetta che vi cura istantaneo quando usate la pozione, continuate a fare in e out e vi cura. Per fare prima. Poi non può fare nulla per aiutare gli alleati. Si prenderà probabilmente la wave e basta. Non credo neanche che voglia continuare a combattere. Non ha nessuno dietro di loro. Ok. Se la vogliono giocare? Se la sono giocata molto bene qua. Io non avrei preso sto rischio. Andiamo. Morto pure. Madonna mia, l'hanno smurfata. Ecco, non può fare nulla adesso. Ha un ping altino, però sbaglio, per il loro standard Nintendo. E effettivamente 40 millisecondi è tanto. Però considerate che lui gioca dalla Corea in Cina, perché lui sul server coreano è permabannato. Quindi quando gioca di solito gli bannano l'account. Sul server cinese invece può giocare tranquillamente. Cioè, quello coreano sia becchiare permabannato a vista. Cioè, non è che permabannato il suo account e ci gioca comunque. Quando logga un account e stream in Corea, lo bannano. Dovete stare vicini. Aia! Ultima dose. Ah, è riuscito a flashare via.
Se riusciva ad avvicinarsi l'ultima volta a Kha'Zix, Kha'Zix è morto. La seconda volta si salva con uno sputo di vita. Cazzo che culo. Ilo Boosting, ragazzi. Praticamente aveva... vendeva per la gente che voleva scalare. Gli davano l'account, gli davano i soldi e lui li portava a Challenger. Dopo ha giocato con VPN, quel ping là è bassissimo in sto caso. Può essere, molto probabile. Ragazzi, tra l'altro, se non lo sapete, con Mr. Check VPN potete prendere il codice per avere la VPN anche voi scontata, supportando anche lo streamer. E non solo, VPN è utilissimo per poter navigare protetti al momento. E se utilizzate come me Crunchyroll, Netflix e altre cose, avete accesso anche a contenuti non dall'Italia, ad esempio. Piccolo momento sponsorizzazione. Come l'hanno sgamato? Stava una tizia. La cosa è molto meme, Gov, perché c'era sta tizia che praticamente è diventata poi famosa in Corea, che stava collezionando letteralmente i cazzi dei pro player e gli mancava quello di Dopa. E praticamente con la scusa dell'Hilo Boost voleva avere il contatto suo per poter concludere. Quando ha messo in chiaro che non voleva solo l'Hilo Boost ma voleva pure quello, no, io queste cose non le faccio, cioè ha rifiutato la passera e le ha denunciato lui come Hilo Booster. E sta cosa è diventata molto meme in Corea. Perché lui è stato denunciato da questa ragazza che stava ilobustando, che poi si è scoperto che sta ragazza in realtà era più intenzionata a collezionare cazzi che salire di elo. Cioè, raga, succede. Ragazzi, allora dovete capire che nella vita ci sta, è come il signor Gianfranco di Gira la Ruota. Potete diventare ricchi o diventare famosi. Lui ha scelto la fama. Chi siamo noi per criticare del sano collezionismo? Verissimo, Reb. Cioè, secondo me quello che stava facendo la ragazza era onestissimo. Mamma mia, che bravo comunque con l'Everfrost. Centrato perfettamente su un avversario che si poteva pure muovere. Anche a te è successo qualche volta di essere costretto a rifiutare? No, a meno che non mi piacesse, no, non ho mai rifiutato. Qua addirittura sta ruotando per il gank ad Aphelios in bot. Dovrebbero ammazzarlo pure facile. Mamma mia, Pyke non è... No, vabbè, dai, la ulti qua era sprecatissima. Kha'Zix non si può manco mettere a farmare. Mo lo zonano pure dalla pink. Se si riavvicina gli tira un'altra QW, arriva, ecco, per clear la ward. Tre persone? Ci basteranno? Ora gli farebbe comodo avere quella R che ha sprecato 2 secondi fa. Boom! 3 predizioni su 3 di spell sprecate. Chat, non perdo i colpi da coach. Me ne accorgo subito quando una giocata la fai di merda e dopo verrai punito per quella giocata. Ho riscattato una putere, potresti per così poco Frademon giustamente carcerato. Kurama, non c'è sta problema. Cioè, Kurama, tu basic come Frademon giustamente carcerato. Stai qua, stai in doco core, capito? Dopo è come Barney Stinson. Bella, Coffee, come stai? Tutto bene, caro. Te ne faccio io una di predizione. Tempo. Cioè, che vuol dire mondo? Beh, il punto, Samano, è che lui poteva letteralmente rimanere il miglior giocatore del mondo e anche scoparsi quella. Però non sarebbe passata la storia in questo modo. Che poi, tra l'altro, tutte le cose collegate a Dopa del passato sono tutte quante dei meme. Per esempio, su YouTube, se cercate la squadra di Dopa, che se non mi sbaglio si chiamavano Dark Zone, qualcosa così, hanno il primato della partita più veloce di League of Legends al mondo, sconfitta. Perché lui fu bannato da questa cosa e giocava per quella squadra. Quella squadra dovette mettere il sostituto, si stavano qualificando agli LCK all'epoca. E la squadra decise di trollare intenzionale l'intera partita e fu multata. Quindi tutta una serie di... E questo lo potete trovare anche su YouTube, tra l'altro, il game loro. Della partita più veloce di League of Legends competitiva. 7 minuti e 20 mi sembra sia durata. Finito completamente il mano in questa situazione. Giustamente non andando goccia, non avendo il blu qua, deve stare un po' attento al consumo del mana. Uzi, penso che se va a fare qualcosa, se me lo va a fare in America, tipo a terminare la carriera. Innanzitutto l'infortunio al polso non so quanto l'abbia reso più scarso Uzi. E allo stesso tempo non credo che Uzi voglia tornare nei ritmi di Cina-Corea a livello di allenamenti. Perché fanno veramente, sono dei mostri, si allenano un casino di ore al giorno. È disumano. Midrato, signor Drake, midrato. Non penso che riesca a fare il pick. Qua sull'avversario, sta attento a face checkare. Ecco là. Ai 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 ai. 4 predict, signori. La cosa bella perché quando gioco io faccio le stesse minchiate. Pur sapendo che sto facendo una stronzata. Cioè, il problema, ragazzi, non è sapere che fai la stronzata. Il problema è che quando sei lì... È come la Q di Lee Sin. Anche se vedi 5 nemici e stai solo con 200 di vita, la devi premere di nuovo la Q. Se l'hai colpita la prima, la devi premere. È un istinto primordiale, come la paura del buio. Ready? Bocca a Mammoth. Eh?
Che ne dici? Stai cercando di avvelenarmi con l'acqua? Idratato, va bene. Sì? Ovviamente scherzo, Radiant. No, Lady! Stavo scherzando, te lo dico davvero, Non la bottiglia, dove vado a prendere? Dal rubinetto? Il rubinetto qua a Napoli è tossico, è pieno di calcare. Sì, ragazzi, l'acqua di Napoli per la maggior parte non la potete bere dal rubinetto, va bene? Per tutti quelli che venite da Fieric per i meme su Napoli, è vero, ok? Ci sono un sacco di meme veri su Napoli. Siete del... chat, siete del... Se muoio mi portate sulla coscienza. Allora... ora sta conservando la ulti, più che altro è inutile tirarla se non tiene almeno due target primari o ecco da colpire. Per Alistar manco penso la voglia sprecare. Carino come sposta sempre la palla in avanti con la E e la Q, praticamente per rendere anche più facile la Q utilizza la E. Tiene la palla messa dal centro ora. Drago che sta per spawnare, dranno al drago teoricamente, anche se in realtà potevano andare all'inhibitor qua. Questo è soul point, non so quanti draghi hanno o quanti draghi hanno gli avversari. Tabbato un po' troppo veloce per chi potesse... Porca miseria, quanto tabba veloce! No, ok, non è neanche sul point. Quindi penso che potevano prendere l'inhibitor qua. Abito 10 km fuori dal paese, bevo l'acqua al rubinetto, mi ritrovo un fiuto in giardino, madonna. Ci vogliono 5 litri per mandare una persona in shock idrico, quindi siamo a buon punto. Siete delle merde. Ai 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 ai, Lisin. Ok, finita bene. Kha'Zix pure fuori posizione adesso. Brutta quella R, peccato. Dovevano andare al Baron, quasi sono fatti un po' prendere la mano. La mano dopo la kill su Ekko. Set è pericoloso, non può, fare, non può entrare con Orianna per ora. E tra l'altro lo butterà indietro l'avversario. Aia. C'è ancora Kha'Zix. Fight perso pesantemente, cazzarola. Vieni in verità vicino ai fiumi sui monti l'acqua in bottiglia. Non è... là è purissima, lo so, Bordi. Ha blurrato le remisse. L'editor, ragazzi, è un god, se l'ha fatto davvero. Stavo, pensavo che mi stavo grattando gli occhi, pensavo che ero io che mi grattavo gli occhi e ho fatto effetto blur. Per un attimo ero convinto che io non vedessi bene. Quanto è bello quando Lady Ekko ti segue sul flash. Dio santo, quanto è tiltante sta cosa. Madonna, sei stato costretto a vendere il Magi è tragico. Parlando di Void sta fuori, ma è tragico il fatto che abbia venduto il Magi. Hanno praticamente perso completamente il controllo della partita. Anzi, sono adesso gli avversari che possono fare il Baron. Sì, solo che la carta di TF ci sta perché è un autoattacco. Ekko ti segue proprio con l'intero corpo. Con lei è un po' ninfamata. Dovrebbe pushare la top per mettere la wave in push e poi rirutare al Baron ora, però mi sa che non è il tempo. Ma in teoria qua non dovrebbero cercare in mid, dovrebbe pushare la wave in top e poi dopo ritornare. Non dovrebbe stare qua. Anche perché qua praticamente finiscono per perdere circa 30 secondi, avrebbe fatto in tempo a pushare la top. Gli avversari poi dovevano rispondere alla top pushata e andare di là. Fortunatamente avendo una torre in più pusherà in automatico anche da sola. Per quante cazzo di ore l'hanno tenuto incastrato Seth? Questo è buono, se Seth muore prima ancora che inizi il fight possono anche fightare. Solo che adesso mi sa che al finale... No, vabbè, Alistar ha trollato. Alistar ha completamente trollato. Pyke però non ha preso neanche uno con la R di reset. Rip, completamente out of mana. Ha il TP però a disposizione. Non credo che voglia connettere quella Q. Mi ha stilato? No, ha smetato lui il campo. Non capisco perché qua dopo non regoli il TP. Cioè gli avversari lo vedono che non ha mana. Stiamo vedendo purtroppo in EDC Gengo e non sta facendo un buon risultato. Però è anche da dire che c'è contra Philios, quindi non è che ti aspetti che Andy scalerà bene. Come mai niente goccia? Troppo lento come playstyle, Danger. Tutti quelli che giocano ormai il loro one trick è lo alto, non giocano più con la goccia. Troppo lento. Non ne vale più la pena l'investimento di tempo, di staccare la goccia e potenziamento rispetto ad avere subito gli oggetti. Questo è grave. Possono ancora vincere il fight perché può shottare Philios con la ulti e W. Baby! Death ulti! Arg di Sin, yes! Dai, 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 qui oltre il muro. Però poi c'è di nuovo la W7. No, cazzo, se riusciva a sopravvivere con la core drinker. Madonna, se l'hanno smurfato sto fight per rigirare. Annie è morta con la ulti up, Gesù Cristo. Come direbbe Baufs, it's animal huge. Meglio una season in NA dove prendi uno stipendio come al PG. Che cazzo dice? 10.000 volte di più. O 1.000 giorni con l'acqua potabile napoletana che nei miei riposi diventi la quinta torta. Ma minchia, Mr. Drake, c'è anche la domanda? C'è pure da domandare? Ah, una season in NA dove prendi uno stipendio come al PG. No, aspetta.
No, comunque sceglierei la prima. Perché ne neanche il cazzo che li pagano come RPG. Bello sto flash comunque per riposizionarsi. La ulti un po' meno in realtà, perché non era proprio ottimale sui target che ha colpito. Vai Pyke, la smurfata. Addios. Però forse... Ok, l'hanno vinto. È GG. Kha'Zix deve provare a fermare la wave. Loro non devono impedire a Kha'Zix di fermare la wave. Qualcuno deve tornare indietro. O fa il Baron. Quanti secondi hanno? 30... No, Baron. 30 secondi sono troppo pochi qua per chiudere. Potrebbero arrivare massimo all'inhibitor. Però Kha'Zix può stilare il Baron. Ha potenzialmente più smite di Lee Sin. Anche se Lee Sin ha uno smite bello forte. Ok, Kha'Zix è completamente out. Non può fare lei adesso in. Allora, finisci il colpo. Allora ragazzi, voi continuate a dire ai 7 di tanti, ho fatto un sorsone che ne valeva almeno 10. Va bene mondo, non so che altro volete. Volete la mia morte? Volete il mio funerale? Io adesso se bevo l'acqua del rubinetto vado a conoscere i miei antenati. Io ti dico solo che l'acqua qua è talmente calcarea di rubinetto che se metti l'acqua di rubinetto in una ciotola ti si fa tipo tutta quanta bianca incrostata. Vediamo se riescono a sfruttare bene il Baron buff ora. Ne hanno uno su... no, due mancanti, forse Annie e Pyke di Baron buff mancanti. Buono sto pick su set, non dovevano mai ultarlo nella vita, mai in tutta la vita. Buona questa. Adesso deve ultare tra poco. Deve mirare da Filius, però quella è la parte difficile. Veramente difficile che riescano ad arrivare da Filius. Madonna santa, l'ha shottato, ecco. Cazzo, questo è un altro drago importante che rischiano di perdere. Adesso sono in 3 contro 4. Alistar è fuori posizione. Ecco, non ha più la ulti. No! Kha'Zix l'ha smurfata lì col flash. Bella partita però, cazzo. Stanno giocando tutti quanti veramente da Dio. Entrambi i team. Grazie per il follow, Rikiz, benvenuto. Ma con quest'acqua manco c'è più cuocere la pasta. Allora, la pasta ancora ce la cuocio, Coffee. Però è veramente abbastanza tossica. Allora, raga, dall'ultima analisi che hanno fatto hanno detto potete bere l'acqua di rubinetto, ma attenzione alle quantità perché altrimenti è velenosa. Dall'ultima analisi che hanno fatto a Napoli un anno o due anni fa. Quindi, ragazzi, l'importante è come nelle diete. Puoi mangiare di tutto, ma basta dosare. Puoi bere l'acqua di rubinetto, però non troppa. Ha trollato tantissimo Filius. È andato da solo a prendere il rosso. Ma è pazzo. Ha trollato il game. È impazzito Filius. Mi sa di sì, Cicco. Con l'acqua così ci saresti già morto. Ma pure io bevo un sacco. Penso che ora è finita la partita. Che senza Filius qua non possono fermare l'assedio. C'è solo Ecco che può fare le Q sui minion. Ma non dovrebbe bastare. Doppiatore disattivata. Buona sta ulti. Bellissimo. Ha cancellato Ecco prima che potesse ultare. L'unico problema è che i loro tank non vanno giù. E ora arriva Filius. E mo son cazzi. Da dove li hanno cagati sti danni? Perché gli hanno fatto pochissimo danno. Cioè sembra che solo Ecco abbia ucciso due persone praticamente con le torri. Ma è strano che non abbiano ucciso solo Ecco e Kha'Zix. Perché a Filius dovrebbe essere la maggior parte del loro danno sostenuto. Perché è così grosso per la pozione. Sì, in teoria sì, c'aveva l'elixir of Iron. Sì, sorprendentemente ragazzi, Annie non mette tanto DPS. Più che altro sta Annie non blocca né uccide nessuno in generale. E vi posso assicurare che Annie late game fate una combo per bene, qualcuno muore. Cioè, come one trick Annie, se è un one trick Annie fa pure abbastanza schifo. Perché arrivati a sto punto della partita gli oggetti ce l'ha. Quando avete tutti quanti il massimo livello, avete tutti quanti gli oggetti, non esistono più scuse per giocare male. O il tuo personaggio fa schifo, o se sei arrivato fino a quell'elo col tuo personaggio vuol dire che qualcosa ci sai fare. Phase Rush sprecato, qua deve stare attento ora. Flasha fuori, bravissimo, lo riblocca. A tirarlo giù sono 2 anni. Buona la ulti, ha beccato pure Ecco, perfetta. Devono giocare lentissimi. Questa è stata una buona stunnata da parte di Annie. Ok, così non ha messo il danno. A Filius ha sprecato la R. Annie però ha dovuto sprecare la zona a Kha'Zix. A Filius fuori. Oh, quasi. Madonna, bellissimo ragazzi. A Filius è morto. Ci muore pure adesso. Di nuovo. Devono bloccare il quarto drago. Oppure cercare di finire. Della prima ce la fanno amici. Con la loro comp è abbastanza difficile, Merlino. Non hanno né personaggi con gittata facile per distruggere le torri, né vincono facilmente i fight. Se vedi, stanno praticamente smurfando con i loro personaggi per vincere i fight. Soprattutto dopo sta facendo delle... L'ultima ulti ha praticamente trascinato indietro Ecco durante la E mentre la stava facendo a mezz'aria. Con la ulti. Finalmente ne ha shottato qualcosa.
E andiamo. Soul point bloccata per gli avversari. Non hanno nulla, mi sa, per stilare il drago da lontano. Cioè, ma come avevi appena uscito? Era forte tank. E l'unica cosa che non ho capito. Non era forte tank. Pike non poteva buildare tank. Pike era un tank perché l'aftershock faceva tankare, via di Dio. Pike non puoi buildare tank. Vediamo se riescono a tirare giù due inibitor. Al secondo inibitor dovrebbero avere più chance di fare qualcosa. Ok, ingaggio gli avversari. Occhio a set, non ulta ancora. Aia, questa è abbastanza bad. Pike ha missato l'esecuzione. Le Simpure sta facendo un lavorone comunque come danno. Ok, GG, non è morto nessuno. Lol, lo tengo in vita all'infinito quel voglio, quell'orso. Ancora la ulti, abbiamo solo provato a tirare fuori con la ulti. Lol.